Noi andiamo avanti con il giornale, parliamo di Grecia, una nuova serie di misure di austerity è stata sottoposta al Parlamento che dovrebbe vararla in settimana, 5 miliardi di euro di nuovi tagli entro il 2022 da Atene l'inviata Lucia Goracci. La musica è tornata, Ermo. Nella via commerciale di Atene lo shopping sembra regnare di nuovo. I turisti dilagano nella capitale greca, loro non l'hanno lasciata mai. Ma per tastare il polso alla grande convalescente d'Europa basta entrare al mercato delle pulci. Ma qual è uscita dalla crisi? L'intera Europa sembra esserlo. Non siete in crisi anche voi italiani? Penso che la Grecia sia proprio sulla rampa di lancio, come posso dire, per l'uscita dal tunnel. Rispetto all'anno scorso stiamo un po' meglio. L'esperanza n'è morta mai. L'uscita della Grecia dal suo ultimo piano d'aiuti è ormai in vista. Confermati dall'Eurogruppo gli ultimi progressi della maggiore operazione di salvataggio della storia moderna, si prepara il ritorno alla normalità con l'accesso ai mercati dei capitali. Una nuova serie di misure di austerity è stata appena sottoposta al Parlamento che dovrebbe vararla in settimana. 5 miliardi di euro di nuovi tagli entro il 2022, a cominciare dalle pensioni. L'appuntamento è per agosto, quando il Paese dovrebbe tornare alla piena sovranità economica. Ma i greci esausti sembrano non crederci ancora, forse non crederci più. Gli Euzzoni sfilano a Piazza Sindagma, teatro delle drammatiche proteste di questi anni. Ma una lezione l'abbiamo imparata, chissà, mi dice quest'uomo, il benessere è lontana, la crisi ci ha reso tutti più vicini. Cambiamo pagina, è stata un'altra domenica.